In collegamento con Pierpaolo Segneri, grazie di essere qui con noi, professore, già presente su Libri TV con tante interviste, proprio in qualità di professore, ma anche regista, scrittore, ma in qualità di professore in questa intervista parliamo di scuola, quindi titolato a parlare di scuola, lui insegna ovviamente, e perché? Perché si parla molto di scuola per la riapertura che è stata fissata dalla ministra Azzolina. Al 14 settembre, vedremo come andrà. Si parla molto di una serie di questioni tecniche. Pierpaolo, tu come vedi questa apertura? Come la prevedi? Come sarà secondo te? Sinceramente, Gianni, io sono abbastanza preoccupato. Io percepisco una cosa che dico anche alla ministra Lucia Azzolina, che mi ricordo già a fine dicembre, appena aveva ricevuto l'incarico, gli mandai una copia del mio libro online, che è La scuola è amore, che era uscito a dicembre proprio del 2019, quindi Abbiamo lo la scorso presentazione su dicembre. LibriTV. E dicendo, cerchi di prendere ispirazione per la scuola, eccetera. E invece è andata in tutt'altra direzione. Allora, io credo, questa è una mia congettura, che sia mal consigliata, e certo mi dispiace vedere alcuni attacchi contro questa donna, contro questa persona, che superano, secondo me, la dignità di chi le esprime con questa volgarità. Quindi non mi piacciono le critiche volgari, le offese che ho letto e ho sentito contro la ministra Azzolina. Però devo dire che secondo me gli conviene a tutto il Movimento 5 Stelle rivedere completamente quello che stanno facendo sulla scuola e soprattutto questo governo, perché ti assicuro, nel mondo della scuola, tra insegnanti, dirigenti scolastici, cioè i presidi, personale ATA e studenti, non ne sento nessuno che parla bene di quello che sta accadendo, di come è stato affrontato il problema e di come si sta affrontando la riapertura. Il che significa che tutto il mondo della comunità scolastica, in cui metterei anche i genitori, non voteranno più per il Movimento 5 Stelle e per il PD, che è complice di questo governo rispetto al mondo dell'istruzione, della scuola e della formazione. Quindi io dico, attenzione, ragionate un attimo, perché si sta svuotando completamente tutto quel bacino elettorale che viene dal mondo della scuola e che è esausto, disgustato da quanto sta accadendo. E non importa che magari le cose non sono come si raccontano. Purtroppo la percezione è negativa e questa negatività si ripercuote sul piano politico elettorale. Quindi il mio invito è, professoressa Azzolina, ministra, rilegga il mio libro, La scuola è amore, io sono disponibile, parliamone, perché non è possibile trasformare la tecnocrazia nel potere dominante anche nella scuola. Proprio ho sentito Beppe Grillo e non mi è piaciuto dire: dite al treno che io passo una volta sola. Speriamo, perché io ho paura che Beppe Grillo ripassi ancora e proponga ancora questa idea allucinante per cui lui vede nella scuola dell'obbligo i ragazzi davanti ai computer a fare la scuola davanti a un monitor. La scuola non è dentro i computer, la scuola è amore, dentro i computer l'amore non c'è. E allora non ci sono i ragazzi a Palermo in silenzio che ascoltano magari un luminare che parla da Torino. Questa è una fantasia, è un'utopia. I ragazzi sono vivi, sono vitali, sono vivaci. Non stanno davanti a un computer a guardare qualcuno che parla ininterrottamente, senza relazione, senza rapporti umani. Questi computer, questi anche smartphone, hanno portato davvero all'omologazione. Io vedo tutti gli studenti, magari si vestono in maniera diversa, hanno peculiarità diverse, culture diverse, interessi diversi, talenti diversi. Ma sono omologati, alienati
dai computer, dagli smartphone, dai tablet, dai videogiochi, completamente un'intera giornata davanti agli schermi. Bisogna che la scuola li porti fuori, li porti verso la vita. La scuola è vita. Sì, ricordiamo che la tua tesi di partenza è quella che l'insegnamento è una performance che si rinnova dal vivo, come uno spettacolo teatrale, di volta in volta, con chiaramente una presenza fisica, una, diciamo, interazione emotiva anche, e lo sforzo complessivo che stiamo vedendo, chiaramente ci sta l'emergenza Covid ancora in corso, ma è quello di affrontare soprattutto la questione sanitaria, quindi con una serie di provvedimenti tecnici e anche di risorse che vengono investite, ma poi i problemi della scuola che c'erano prima, che possono riguardare gli insegnanti in sé, anche i programmi, i tempi, mi sembra che non vengano affrontati. È proprio così. Io ho la sensazione che ci siano degli argomenti che vengano usati come diversivi, tipo quello della sedia mobile con le rotelle, eccetera, cioè portano le persone a parlare di cose assurde, inutili, insignificanti, per non parlare invece delle cose più serie. Allora, ci sono questi grandi finanziamenti per la scuola, ma vogliamo ricreare gli spazi attraverso gli edifici, le strutture, trovare nuove strutture, io voglio fare lezione al cinema, voglio fare lezione al teatro, insegno lettere, datemi gli spazi disponibili anche fuori dalla scuola, perché io possa svolgere la mia lezione con i ragazzi dal vivo, magari attraverso la poesia interpretata sul palcoscenico di un teatro, tirate fuori l'anima dei ragazzi che hanno un'anima che viene completamente soppiantata da questa tecnocrazia e vengono umiliati, mortificati nella loro singolarità, perché devono essere omologati. Quindi, prima di tutto, gli spazi, gli edifici, la sicurezza, ma deve essere innanzitutto la sicurezza degli spazi e dei luoghi. E soprattutto ci sono delle cose che secondo me non hanno senso. Cioè, per esempio, nella mia scuola, io sono all'Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini di Roma. In particolar modo sono nel polo economico, tecnologico e economico. Che cosa succede? Lì siamo in fase avanzata sul piano tecnologico. Abbiamo anche, diciamo, con orari precisi, comunque gli psicologi, le psicologhe a scuola. Abbiamo il presidio sanitario, già l'infermeria dentro la scuola. Da questo punto di vista siamo molto avanti. Addirittura io ho fatto la richiesta a settembre di fare il test sierologico prima dell'inizio della scuola, in maniera da verificare. Questa è una scelta mia, giustamente deve essere libera, ma io lo voglio fare, e quindi non è tanto questo il problema. Ma voi mi dovete spiegare lì al ministero, noi che facciamo 7 ore al giorno, come facciamo a pretendere che i ragazzi portino una mascherina 7 ore consecutive? Non si respira, fa male, respiri soltanto la tua anidride carbonica, ti creano tutte eczemi e bolle tutto intorno al naso. È una cosa allucinante, non si può tenere la mascherina. E ora che fa? Metà stanno a casa, metà stanno in aula. Io che faccio? Faccio lezioni dietro la cattedra, fermo davanti a uno schermo, davanti a una telecamera, con questi ragazzi che secondo loro stanno a casa a sentirmi. Io veramente, cioè, date un'altra idea della scuola, offrite un'altra idea della scuola. Allora fate in modo, che so, di portare i ragazzi al museo, una classe al museo. Io sono disponibile a portarli anche nelle visite, magari in città, no? In caso di Roma c'è tanto da fare, di storia, letteratura. E se non c'entriamo tutti dentro la scuola, nel frattempo che si crea la scuola, c'è una compatibilità con l'edificio, la scuola la facciamo altrove. La facciamo altrove, andiamo una volta al museo, una volta in un'altra, anche per dire, anche a Villa Borghese, non c'è, teniamo il distanziamento, eccetera, però io devo poter fare lezione, e magari lezione
interdisciplinare, perché si può fare una lezione a Villa Borghese anche con la professoressa di scienze, l'insegnante di inglese e anche educazione fisica, cioè scienze motorie. Voglio dire, dice se piove, andiamo in un cinema, vediamo un film, facciamo un dibattito, oppure faccio lezione, visto che la sala cinematografica è grande, visto che il cinema ormai è sempre meno diciamo accessibile, magari sono disponibile a dare la sala e poter fare lezione, oppure le sale teatrali che la mattina sono chiuse, oppure con spettacoli teatrali, poi una discussione su temi trattati dal teatro, in letteratura, magari andare a vedere qualcosa di Pirandello, qualsiasi altro Edoardo, allora, De Filippo, e poter far vivere le persone della scuola. E su, diciamo anche che, a onor del vero, sul sito del Ministero dell'Istruzione è stata pubblicata tutta una serie di informative in forma di FAQ, di domande e risposte per quanto riguardano, diciamo, una serie di domande inerente appunto all'apertura di tipo pratico. Però queste due proposte che stai facendo molto interessanti, quindi portare la scuola altrove, se per quanto riguarda il Covid, ma anche prima, c'è una certa incompatibilità con gli edifici, perché i problemi degli edifici scolastici fatiscenti spesso non è che sono di adesso, comporterebbe, mancano le aule, ma questa cosa comporterebbe anche una certa elasticità da parte dei protagonisti, o meglio coprotagonisti di questa cosa, che da una parte ci sono gli studenti ma anche i professori, una certa elasticità, che tu che sei appunto interno, c'è una disponibilità diffusa da parte dei professori in qualche modo a reinventare uno strumento, non certo a inventare se stessi, ma a reinventare uno strumento? Tutti i professori sono sempre disponibili a reinventare tutti gli strumenti. Ovvio che ciascun professore utilizza il proprio metodo di apprendimento, metodo di insegnamento, eccetera, ma poi ci sono i vari strumenti. Il libro di testo è uno strumento, il quaderno è uno strumento, la LIM è uno strumento, il computer è uno strumento, gli strumenti sono tanti e di volta in volta l'insegnante decide di reinventare la lezione utilizzando lo strumento che ritiene più opportuno. Quindi da questo punto di vista l'apertura c'è sicuramente. Quello che invece vedo, diciamo, che diventa inaccettabile per i professori, essere obbligati a usare degli strumenti che diventano il fine, lo scopo della scuola. Quindi il computer non è più uno strumento per migliorare e formare lo studente per diventare un buon cittadino di domani, ma è il fine e lo studente è lo strumento che serve per diffondere. Forse ci sono i grandi colossi della tecnologia a livello mondiale che stanno spingendo questa cosa per avere più spazi e quindi anche a livello economico un ritorno, perché sono stati fatti dei finanziamenti incredibili per spingere le lezioni verso le lezioni online e quindi verso una tecnocrazia dominante che però non riguarda l'umano e quindi non porterà a nient'altro che all'alienazione delle persone. Allora, dobbiamo anche dire che tutto questo sforzo, questa alienazione, i professori ovviamente vogliono che venga riconosciuta la propria libertà di insegnamento, che è della Costituzione, e anche degli approcci e anche degli strumenti. Si vuole usare il libro di testo, se tu mi costringi obbligatoriamente a fare la didattica a distanza con il computer, eccetera, eccetera, allora stai rendendo schiavi di un processo tecnocratico che è il potere dominante. A quel punto non c'è più possibilità di poter dialogare rispetto a uno scontro che diventa uno scontro, uno scontro di civiltà, nel senso che quale futuro vogliamo, okay, e che scuola vogliamo, con quali fini, con quali obiettivi, con quali scopi. Ricordiamo che ovviamente tutto questo è un work in progress, anche se
Ogni giorno sembra che siano state trovate, si danno per trovate, per rimediate delle soluzioni definitive. Io penso che ci saranno poi degli aggiustamenti fino al 13 settembre. Vedremo come andranno le cose e se sarà il caso faremo delle nuove interviste. Per il momento ringraziamo Pier Paolo Segneri, lo ricordiamo professore, ma anche scrittore e regista, e gli diamo appuntamento a nuovi aggiornamenti su questo argomento e su altri. Grazie ancora, Grazie seguiteci. Gianni, un abbraccio e divertitevi adesso che la vacanza è ancora nel suo svolgimento, che a settembre sarà una ripresa un po' faticosa, ma voglio essere preoccupato, ma occupato. Grazie, arrivederci a tutti.